1978 è una, sono una serie di appunti, diciamo, per una discussione sulla salute in fabbrica, in una fabbrica, nelle fabbriche metalmeccaniche, da parte del coordinamento delle delegate FLM. Il documento è molto più ampio, però abbiamo scelto i passaggi fondamentali. Nei giorni 1, 2, 3, 4 marzo 1978 si è svolto un corso per delegate al tema condizione della donna all'interno delle fabbriche metalmeccaniche. Hanno partecipato 25 donne, di cui 22 delegate delle varie fabbriche e 3 lavoratrici. Abbiamo affrontato il tema della salute dividendo i disturbi fisiologici e psicologici da quelli specifici della donna. Disturbi fisiologici, digestione, gastrite, ulcera, stitichezza per lavori sedentari o comunque statici, per cattiva mensa, poco tempo e disposizione per mangiare, artriti e reumatismi per lavori con le mani nell'acqua, col ferro, per umidità e poco riscaldamento, affezioni alle vie respiratorie, per fumi dello stagno da saldature, esalazioni di vernici e acidi, cattivo riscaldamento, udito per rumorosità, vista per scarsa illuminazione, per eccessiva illuminazione al neon, per concentrazione eccessiva sui colori, per fissazione del materiale, cioè stare troppo con gli occhi sul materiale, sempre quello, sempre fermo, stanchezze e dolori articolari per posizioni scorrette, per fissità di posizione, ritmi e lavoro pesanti, disturbi cutanei per sostanze nocive, acidi, polveri, disturbi mestruali in coincidenza lavori con acidi, per tensione nelle prove di collaudo o per le posizioni da tenere, per i lavori pesanti, infiammazione agli organi genitali, cerviciti per fumi e nocività ambientali, mal di testa, rumori, fumo, ritmi vari. Disturbi psicologici. Spesso la donna attribuisce molta importanza al suo ruolo a casa, con il carico di mansioni fisiche e di responsabilità connessa. Questa situazione non fa che aggravare la condizione della donna sul posto di lavoro, che continua ad essere caratterizzato da dequalificazione, mancanze di professionalità, di interesse, di impegno. Pertanto, i disturbi psicologici che si elencano si sono riscontrati in tutte le fabbriche. Mal di testa, stress, mal di stomaco, stati d'ansia ed angoscia, crisi di pianto, esaurimenti nervosi, vomito, tensioni, irascibilità o apatia, depressioni causate da monotonia, ripetitività, parcellizzazione estrema del lavoro, mancanza di responsabilità, oppure stress da supercontrollo, ritmi elevati di lavoro, subordinazione della donna a tutti, capi, tecnici, padrone, capo operaio. Problemi di salute specifici della donna. Per molte donne che lavorano, la maternità è vissuta in modo angosciante, sia per l'atteggiamento del datore di lavoro che per quello degli stessi compagni di lavoro, oltre che per le preoccupazioni legate all'avere figli che continuano nella vita a pesare sulle donne. A volte la scelta di rinunciare alla maternità è una scelta non libera, ma imposta alla donna che vuole impegnarsi anche nel lavoro e nell'attività sociale e politica. Domanda. Che sia, è del 1978 la domanda, che sia impossibile conciliare in questo periodo storico, in questa società, la nostra voglia di essere donna e quindi di avere figli con la nostra altrettanto forte esigenza di essere presenti in modo attivo nella vita politica? Non si è spostata di moltissimo. Il concepimento. La nubile vive il concepimento in modo ansiogeno rispetto alla morale dominante. La coniugata come problema individuale. Aborti ci sono.
come conseguenza dell'ambiente di lavoro, aborti bianchi per lavori pesanti e nocività ambientali, oppure come risposta a una morale che isolerebbe la donna se portasse avanti la gravidanza. Parto e gravidanza, il parto vissuto individualmente in modo traumatico, assistenza fisica e psicologica quasi nulla, comunque inadeguata, speculazione sanitaria nell'assistenza alla gravidanza. Al ritorno in fabbrica, ulteriore svuotamento di professionalità. Sul lavoro ci fanno vivere la maternità con un senso di colpa. Nel migliore dei casi c'è il mantenimento effettivo del posto di lavoro. Nella maggior parte dei casi la forzatura verso la liquidazione, soprattutto, ovviamente l'autolicenziamento, soprattutto dopo il secondo figlio o spostamento su mansioni ancora meno qualificate. Dunque, avere un figlio è vissuto come grosso limite all'attività dentro e fuori la fabbrica. Disturbi mestruali forti. In fabbrica non se ne parla mai, ma si notano molte assenze. È emerso quindi che ancora oggi alla donna viene attribuito dalla società il ruolo di moglie e madre casalinga e che lei stessa si identifica principalmente con questo ruolo. I motivi sono innumerevoli, l'educazione subita, famiglia, scuola, chiesa, fa sì che la donna accetti come naturale il ruolo di madre e moglie e il lavoro come fase transitoria della sua vita. Questo tipo di educazione ci abitua anche a una posizione di inferiorità rispetto al maschio. L'istruzione, specialmente ai massimi livelli, è un privilegio dei maschi, adesso non più, è comunque limitata per le donne verso mansioni tipiche del loro ruolo di assistenti, maestra, infermiera, assistente sociale. Anche la Chiesa contribuisce notevolmente a creare l'immagine della donna sempre al servizio della famiglia, accentuando gli aspetti di dovere, dedizione, sacrificio. Nelle situazioni migliori vengono divisi i compiti in famiglia, ma la responsabilità rimane comunque della donna. Anche la responsabilità dell'educazione dei figli è a totale carico della moglie. Il marito è un supervisore. Il tentativo da parte di alcune donne di liberarsi di questo ruolo si scontra con l'atteggiamento di critica e di isolamento che il marito, i familiari, i colleghi di lavoro, le altre donne, la società nel suo insieme pongono. La realizzazione di un ruolo diverso passa attraverso forti sensi di colpa con molte contraddizioni che non si sanano. Da parte delle donne c'è ancora spesso la ricerca del ruolo tradizionale come unico modello di identificazione. Conseguenze. Non assunzione se una ha un figlio, se ne ha due, difficilissimo. Licenziamenti soprattutto in corrispondenza delle gravidanze. Dunque, lavoro a domicilio, lavoro nero, part-time. Nonostante la poca gratificazione, la dequalificazione, la pratica del doppio ruolo, cioè in famiglia e in fabbrica, condizioni che di fatto escludono la donna dalla fabbrica, il lavoro è spesso vissuto dalla donna come il suo unico momento di socializzazione e di comunicazione con gli altri, rottura dell'isolamento domestico, possibilità di indipendenza economica. Nella maggior parte dei casi le donne però continuano a considerare il lavoro come fase transitoria della vita, dai 18 ai 30 anni. Oggi si è un po' spostata l'età.